Benvenuti a tutti, oggi abbiamo due graditi ospiti, Matteo Saponaro e Ezio Bordoni. Matteo Saponaro è un giovane, soprattutto dal mio punto di vista, anche perché dico giovane perché l'ho conosciuto che era ancora, non dico sbarbatello, ma molto 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 giovane, militante allora, ex militante del Partito Comunista, migliorista, quindi diciamo moderato già, chiamiamolo socialdemocratico, che fece il salto ed entrò nel PSI, purtroppo entrò nel momento difficile, vero Matteo? E Ezio Bordoni, che è un urbanista che voi lo conoscete perché insieme da diverso tempo facciamo coppia in queste trasmissioni. Matteo, com'è questo salto nel 92, 1992 brevemente? Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera a Ezio e a Roberto. Andiamo veramente un po' indietro, il termine ragazzo andava proprio bene nel 1991, quando a Milano si prospettò l'allargamento dell'alleanza di pentapartito con l'ingresso e la nomina di Piero Borghini a sindaco di Milano, e diciamo l'ala migliorista lombarda fece un passo ulteriore. Anche a Bergamo la giunta che reggeva la provincia di Bergamo e che vedeva la vicepresidenza di Giuliano Capetti, che era l'allora segretario del Partito Socialista, si allargò alla componente migliorista del PC. E il PC era pervaso da quel ciclone che nasceva dalla caduta del muro di Berlino. Io ero giovane, cioè avevo 22 anni, e mi sembrava normale pormi anche la questione nominalistica. Il Partito Comunista, non ero più un partito stalinista, però anche i nomi contano, e quindi auspicavamo quella che si sarebbe dovuta chiamare la Bad Godesberg, cioè la trasformazione piena del PC in un partito socialdemocratico. Senti Matteo, poi lascio la parola a Ezio. È apparso, mi pare, sull'Eco di Bergamo un intervento della Moratti che penso che sia anche un po' stato discusso con te. Tu sei un esperto di trasporti, di logistica e quindi tutto sommato di urbanistica, perché questo sarà il futuro. È così. E qualche giorno fa la Fondazione Pagani ha pubblicato questi dati sulla logistica e molti amministratori si sono svegliati e hanno ripetuto frasi un po' di circostanze sul consumo di suolo. Bene, bene un po' chiarire di cosa stiamo esattamente parlando. La bassa bergamasca, la parte più bassa del bergamasco, soprattutto il tratto che percorre poi a comando Grazie. Bemi, era ovvio che era un'area in cui si faceva anche un intervento autostradale per favorire e stimolare lo sviluppo di queste aree. Sviluppo che ogni tanto va a detrimento della vocazione magari agricola delle stesse aree. Io ricordo che 10 mesi fa ci ponemmo il problema delle derrate alimentari quando il grano ucraino era a forte rischio, avevamo preoccupazioni in quel senso. Come terzo polo, l'intervento della candidata della Presidente Letizia Moratti è stato che noi esprimiamo ovviamente supporto e stimolo e crediamo molto negli investimenti infrastrutturali. Una regione che vuole crescere e svilupparsi non può decidere di fermarsi. Non ha senso. Bisogna puntare molto sulla qualità. E la qualità cosa la può determinare? E la può determinare semplicemente una capacità di programmazione. Perché se noi lasciamo che le scelte importanti, i grandi investimenti nella logistica, che vuol dire poi magari capannoni, aree cementificate, per decine se non qualche centinaio di migliaia di metri quadri siamo decisi dai comuni a prescindere dalle loro dimensioni, e ognuno lo fa spinto molte volte da esigenze di bilancio, tutta questa programmazione viene a mancare. Allora c'è il comune confinante che invece non gode degli oneri di urbanizzazione e che magari paga poi gli effetti viabilistici, e questo richiede che Regione Lombardia sia protagonista della programmazione di questo. E poi Diciamo, sullo sport.
Sì. Ecco, ma poi, no, volevo far intervenire un attimo Ezio che, essendo un urbanista e avendo studiato da decenni il problema anche dei trasporti in provincia di Bergamo, magari ti dà qualche spunto in più. Ezio, questo primo intervento di Matteo, cosa hai da aggiungere? Ma c'è da aggiungere non molto se non approfondire la questione principale è che la logistica investe tutte, non solo tutto il nostro territorio, ma anche il modo di vivere e ha delle conseguenze sulle città. Perché è un fenomeno che noi abbiamo visto crescere. Andare avanti lentamente ma in modo inesorabile negli ultimi decenni, adesso io posso sbagliare, poi Matteo mi correggerà, ma forse da 30 anni che ormai questa cosa monta, è un modo nuovo di organizzare la società, di organizzare i trasporti, di organizzare il commercio e pertanto incide fortemente non solo sul territorio, autostrade, capannoni, eccetera, ma se volete anche sui centri storici che lentamente vengono depauperati del commercio, che è sempre stata la loro essenza caratteristica, cioè la città era il luogo del commercio, sta diventando qualcosa di diverso. E allora, dice bene Matteo, questa cosa non la si può continuare ad accettare per come viene avanti, casualmente, perché viene avanti in modo assolutamente casuale, anche provocando anche dei contrasti tra comuni con termini. Va governata e non siamo mai riusciti a fare, non abbiamo mai iniziato a governarla. Io butto lì una cosa, poi Matteo mi dirà la sua. In Svizzera non si possono trasportare le merci o di un certo tipo su gomma. E sappiamo che arrivano in Italia su rotaia. In Italia è un po' difficile fare una cosa del genere perché non abbiamo solo alcune direttrici di movimento. Però l'Europa aveva fatto i canali intereuropei, no? Tutti abbiamo sentito parlare del canale 5, Lisbona-Kiev, perché passa da Treviglio, eccetera, eccetera. Che cosa si può fare a quel livello lì? Cioè io non vedo in Italia ancora, ad esempio, degli hub di interscambio ferrovia-gomma per semplificare le cose. Mi fermo qui per ora, poi approfondiamo meglio anche su aspetti locali, magari. Matteo, essendo un imprenditore dei trasporti, saprà rispondere su questa prospettiva. Vediamo Amazon o tutti i corrieri che vanno in giro, il problema che stanno creando. Dimmi, Matteo. Sono tante cose molto diverse. Ezio diceva una cosa che è profondamente vera. E però è anche difficile. Quando ci fu la crisi del mondo del Nasdaq, cioè 20 anni fa si sgonfiò, ci fu un effetto bolla e tutte le società diciamo, della galassia internet proiettavano già il loro valore sulla base dei contatti. Ci dicevano 22 anni fa, voi comporrete tutto su internet. Noi italiani conservatori che arriviamo normalmente ultimi nei processi. Dicevamo che questi americani sono impazziti. Oggi quante volte non capita che io ho i figli che regolarmente mi fanno recapitare i loro acquisti, magliette, golfini, cappellini, guanti in azienda perché sanno che c'è sempre qualcuno e ormai loro acquistano su internet, non so neanche bene da dove, perché Amazon poi ormai è un nome generico come l'aspirina. In realtà ce ne sono 18.000 di siti di e-commerce. Voi pensate che cos'è l'invasione dei furgoni bianchi che sfrecciano come dei pazzi, che non si sa quali contratti di lavoro abbiano e che sono tutte queste consegne a 1,50 euro, 1,90 euro per consegnare il pacchetto, il pacchettino, le cuffie, piuttosto che la penna, piuttosto che la trovata che uno ha trovato su internet. Questa è una cosa che incide tanto sulla nostra vita, è che impatta sulla distribuzione, sul commercio, sui centri storici. E lì però la riflessione è un capitolo di sociologia, cioè bisognerebbe vedere tante cose, come anche orientare il commercio
dei piccoli e grandi centri specializzandosi perché forse alcuni tipi di commercio tradizionali non riescono più a sopravvivere a questa concorrenza. E poi c'è l'altro grande, io ho di fianco al mio ufficio l'autostrada A4, la Bergamo, Milano, tra i caselli di Dalmine e di Caravaggio, sono più le volte che sono tutti fermi delle volte in cui vanno. Dalmine E tra Dalmine e Capriate. Capriate. Esatto. Lì tutti dicono, tutti sono d'accordo nel dire portiamo il maggior numero di merci sulla rotaia, sul treno e togliamole dai camion. I tir soprattutto sono molto invasivi, sono colossi, creano tanti problemi alla viabilità. E il problema è gli hub, qualcuno ne abbiamo in Bergamasca. Nella parte più orientale della bassa ne è programmato uno, se ne parla da qualche tempo. L'operatore è un operatore assolutamente serio, che è il gruppo MSC, che è un gruppo italo-svizzero, diciamo, di origine italiana, ma ormai di ragione sociale ginevrina. Il problema vero è che perché ci sono le logistiche delle merci? Perché le aziende da anni ormai cercano di gestire e di ridurre l'importanza dei loro magazzini. E quindi affidano a terzi la gestione di questi acquisti all'ultimo minuto con tempi molto più stretti, meno programmazione, meno stock. Quindi vuol dire che il tempo per il trasporto deve essere estremamente celere, estremamente veloce. Se lo rendo lentissimo e se il trasporto intermodale, cioè coinvolgere la ferrovia nel trasporto, mi provoca 10 giorni di ritardo, non uso la ferrovia. Faccio un esempio banalissimo. Quando una nave arriva in un porto italiano, che vuol dire sostanzialmente Genova, Spezia o Venezia Ravenna per il nord Italia, non c'è la possibilità di sdoganare prima dell'arrivo della nave. Voi immaginate che facilità sarebbe se la nave, se la merce sulla nave, quella programmata per lo sbarco a Genova, venisse sdoganata a 2 giorni dall'arrivo della nave. Quando arriva tutta quella che va via treno, sbarca già nell'area ferroviaria, non deve fare assolutamente nulla, è già sdoganata e si avvia al raccordo ferroviario e viene inoltrata su Riva Alta Scrivia piuttosto che Padova, piuttosto che Milano, piuttosto che Corte Nuova in futuro. Questo non avviene. Questo, se uno vuole davvero instradare via ferrovia la sua merce, aspetta che sia sdoganata, che ci sia un primo treno disponibile, eccetera, eccetera. Quindi il paradosso è che a livello commerciale magari uno acquista la tariffa intermodale e poi però gli operatori coinvolti dicono va bene, noi ti abbiamo venduto commercialmente una cosa che si chiama tariffa intermodale, ma tanto va sempre da camion, da Genova a destino. Questa è l'assurdità. Quindi l'infrastruttura serve, benvengono in un'ottica di programmazione, non che un comune di 2.000 abitanti decide qual è l'hub del nord Italia. Questo sarebbe importante che anche qualcuno a livello di programmazione potesse avere un confronto. E poi però tutta la catena deve funzionare, se no diventa una cattedrale di capo anonima non operativa. Senti, possiamo chiudere questo primo appuntamento richiamandoci però alle lezioni prossime, poi magari ci proponi un argomento per il prossimo intervento. Il programma elettorale da Lista Moratti e tu in particolare è quello dei trasporti, è molto importante anche perché è il tuo settore. O hai qualcosa nel cuore di importante? Beh, io sono stato. Io ho una figlia molto piccola, adesso che fa 7 anni il mese prossimo, e ho provato quali sono i tempi della sanità in cose semplicissime. Ricordo un esame per la displasia alle anche, esame che durò 12 secondi. La parte principale era la svestizione e la vestizione della bambina, a 6 mesi bisogna farlo, c'erano 7 mesi di attesa. Io mi sono sempre domandato, ma come questo non fosse un tema di discussione regionale, come fosse possibile che per una ecografia ci fossero anche il rischio, il sospetto, la prevenzione per i tumori, ci fossero tempi di attesa insopportabili. Ben venga,
la candidatura di Letizia Moratti, ha posto questa questione, è diventato il tema di questa campagna elettorale. È la più grande prova di gestione dell'autonomia lombarda. Io credo nell'autonomia, nei meccanismi dell'autonomia, della sussidiarietà, di delegare a chi è più prossimo le cose che si possono fare senza aspettare che un'entità centrale, un monolite centrale ordini tutto, e però questo si deve dimostrare all'altezza. La gestione della pandemia è stata una cartina di tornasole su tutte le inefficienze lombarde. Non ci basta dire che siamo la prima regione d'Italia, dobbiamo essere sempre, anche nei servizi, la prima regione europea. Non lo siamo stati. Grazie Matteo Saponari, grazie Saponaro, grazie Enzo Bordone. Ci Grazie a voi. sentiamo nei prossimi giorni per la prossima puntata e grazie a tutti voi che ci avete seguito.